Salve a tutti, mi trovo su Salento SLU+, è una distribuzione italiana interamente sviluppata in Italia, in Puglia, nel Salento, quindi anche il nome stesso ve lo indica, ed è una distribuzione che in passato si è basata su Ubuntu, mentre nella versione che vedete, denominata LU+, si basa su Debian, credo sia Debian 8. Si basa su Debian, come molte altre distribuzioni, chi sviluppa Salento S ha deciso di fare il grande passo e andare su Debian, perché Ubuntu ultimamente non è una base, un core che dà tante, diciamo, garanzie di stabilità. Tutt'altro, Ubuntu ultimamente è andata un po' scadendo per quanto riguarda la stabilità, frequenti sono i crash, e quindi tutte le derivate di Ubuntu, stanno un po' cambiando direzione e andando su Debian. Salento S è uscita un po' di tempo fa questa versione LU+. Io non sono l'unico che ha fatto una recensione, la sto facendo io. La sto facendo con notevole ritardo, e quindi ve la presento a modo mio, cercando di non imitare altri, insomma. Anche se risulta difficile non fare alcune cose ugualmente, diciamo, uguale agli altri, perché è solo una recensione di un sistema operativo, quindi no, non c'è niente di tecnico, esasperatamente tecnico. Ecco. Andiamo a vedere un po' l'aspetto del Salento SLU+, che non è l'unica distribuzione italiana, sviluppata in Italia, specialmente per quanto riguarda l'ambiente grafico OpenBox. Uno su tutti, l'Ubuntu Linux, che è sviluppata in Calabria e usa anche OpenBox. Cosa molto importante su Salento S, LU+, almeno l'ultima uscita, è che ci sono dei tool creati da chi fa Salento S. Ci sono dei tool che vi permettono graficamente di cambiare l'aspetto magari della barra, l'aspetto grafico nel senso del tema o l'aspetto dei wallpaper, utilizzando Nitrogen, però in modo molto diverso. Andiamo avanti con un filmato che ho fatto prima, in una live. E qua vi faccio vedere che, come tutti gli open box, il menu si apre in qualsiasi parte dello schermo e poi c'è la barra, questa in alto, che vi indico con il mouse che sto utilizzando in questo momento, che è la Tint 2. La Tint 2 che vi offre due spazi di lavoro, ma potete anche cambiare, farne uno solo. Potete settare appunto la barra Tint 2, che è utilizzata solitamente sugli open box. Andiamo avanti, posizionato in alto ovviamente, andiamo a vedere, questo è il volume, poi c'è, insomma, dopo il volume abbiamo la connettività e poi qua abbiamo un'esclusiva, diciamo, del Salento S, una dei tool di cui vi parlavo, che è Yanima, o Yanima, come si può definire, che è un tool che vi permette di cambiare lo sfondo della vostra scrivania, con delle sequenze programmate. Quindi potete, cioè si ca cambia da solo appunto lo sfondo della vostra scrivania, ogni tot secondi, ogni tot minuti e così via. Potete attivarla come potete disattivarla. Nel caso specifico credo di averla disattivata perché dovevo fare il video.
E poi qua c'è l'update che vi dà la possibilità di poter fare update e upgrade della distribuzione, quindi aggiornamenti, e poi il calendario ovvio, il calendario classico di tutti i pannelli. Qua è stato inserito l'icona del Firefox, che è il browser, ovviamente si capisce quello predefinito, quello preinstallato. Poi c'è Shutdown. Quindi potete spegnere, cambiare chiudere la sessione e così via. Poi c'è qua SalentOS Styler, che è una delle chicche. Qua ho aperto praticamente SalentOS nel suo sito tramite il Firefox e sono andato nel sito. E nel filmato vi sto facendo vedere appunto le parti più importanti del sito. Che cos'è SalentOS? E qua vi spiega che cos'è, basato su OpenBox, su Debian come core, quindi Debian. OpenBox è un Windows Manager specifico, non è un desktop environment, ma è un Windows, OpenBox è un Windows Manager. Quindi rende ancora più leggero il sistema operativo. Ecco qua dice che si basa su OpenBox. E poi ci sono i download, c'è Loop più, quindi il rilascio che vi sto facendo vedere, 32 bit e 64 bit. Potete scaricare da torrent, mega, upload oppure link diretto. E poi ci sono le old version. Ci sono le versioni precedenti, ve le indico con il mouse, che sono basate su Ubuntu 14.04, quindi le versioni precedenti di quella che vi sto presentando. Scusate un attimo. E quindi qua potete anche scaricare le versioni precedenti che erano basate su Ubuntu. Vado avanti. Se volete donare qualcosa potete donarla e chiudo il sito con Firefox e vi faccio vedere SalentOS Styler, dove praticamente potete cambiare tante impostazioni, quindi l'apparenza, quindi il wallpaper tramite Nitrogen, e qua avete la scelta dei wallpaper che si basano tutti sul Salento, sono delle foto scattate proprio dagli sviluppatori appunto del SalentOS, quindi non sono prese a caso da internet. Poi c'è la configurazione di OpenBox con i vari temi, quindi apparenza, Windows, Resize, mouse, desktop e così via, dock. E poi c'è una dock, ve la farò vedere nel filmato, potete attivare la dock. Qua abbiamo anche l'apparenza, quindi il tema, e potete cambiarlo anche tramite la skin che si utilizza per l'XDE, e qui avete la possibilità di cambiare il tema con la skin dell'XDE. Come vedete, ci sono tanti temi: Burrina Glows, Redmond, Serenity, poi altre Marine Grey, Marine Lights. Dopodiché possiamo attivare il Conky che ha diversi temi. Qua come vedete c'è on off, quindi potete attivare il Conky. Faccio on e come vedete si attiva un Conky, uno dei tanti temi del Conky, quindi CPU, RAM, batterie, eccetera, eccetera. Indica la RAM. Potete anche impostarlo come auto start, cioè quando inizia la sessione del sistema operativo, appunto, si già inizia con il Conky, o potete farlo manualmente. Qua cambierò tema nel filmato. Qua, come vedete, ho cambiato tema del Conky, è diventato più semplice, più lineare. Dunque, SalentOS Minimal, anti-style,
Black Wallpaper, insomma ci sono tanti temi. Qua ho chiuso il Conchi e vediamo nel filmato cosa faccio, che io dipendo anche dal filmato, l'ho fatto io stesso ma dipendo da me stesso. Poi c'è il Tint2, quindi il settaggio del Tint2, quindi della barra superiore, e qua potete cambiare tema, qua come vedete avete down, potete portarlo sotto, sopra, a destra, a sinistra, potete fare quello che volete con il Tint 2, quindi con la barra che vedete qua. Poi ci sono anche le icone, potete addirittura anche cambiare il tema delle icone del Tint 2. Anche generale, il tema generale, insomma. Come vedete ci sono altri temi, sempre del tinte volendo. Qua sono ritornato. Ah, qua abbiamo praticamente il cambiamento rapido del tema. Sono tre temi principali, tre temi principali di Silent OS, Loop più, e sono Serenity, Sea e Foss. E qua direttamente fate applica e cambiate in un colpo solo tutto praticamente. Sia la tint, sia il wallpaper, sia il tema, insomma, tre cose tutte in una volta. E il menu si può aprire anche nel simbolo di Silent OS, che è un cubo praticamente. E qua andiamo a vedere il terminal, quindi il terminale, che è tra i preferiti del menu. Apre il menu da un'altra parte, c'è il web browser, appunto il Firefox. Poi sono di nuovo nel menu, applicazioni, accessori. Su accessori vediamo cosa sono andato a prendere. Ah, c'è praticamente il rilevamento dei dischi e quindi potete un po' vedere come sono combinati i vari settori del disco fisso. Poi dove sono andato? Devo ricordare me stesso, vediamo. Sono andato, vabbè, qua vi faccio vedere c'è Nitrogen, potete andarci anche da qua. Poi c'è Screenshot. Grafica, Image Magic, LibreDraw, poi c'è Ice Dove su internet, sulla sezione internet, che per gestire la vostra email, ora l'ho aperto, perderà un po' di tempo ad aprirsi per colpa del mio computer. Nel frattempo io guardo altre cose, scusate. Ecco, si è aperto il programma Remail, ecco, Ice Dove, spero di dirlo bene in inglese, in sicolo inglese, ecco. Mi perdonino anche chi sta in Puglia, della mia pronuncia. Dunque, qua c'è tutta la suite Office, LibreOffice, programmi, sound video, abbiamo VLC Media Player. Poi c'è il Pavu Control, l'ho già installato, vi dà il settaggio dell'audio, video, insomma, cioè scusate, solo l'audio, audio input ed output. Qua siamo su System Tools, abbiamo, dunque, GDebi già ce l'abbiamo per installare i pacchetti in Deb. Poi c'è Live USB Install che serve per rendere potabile, diciamo, una pendrive, quindi poter, ecco, inserire una ISO e quindi inserirla all'interno della pendrive e visualizzare qualche library Linux. Poi cosa c'è? Sound video, sono sempre là, insomma, record. Ah, quello l'ho preso io. Dunque, poi c'è l'X-Terminal, Tuner, il file manager e Tuner. Questo è il file manager Tuner, che si trova sempre su abbinato ad OpenBox. Qualcuno ci ha messo anche il PCMan, comunque Tuner va benissimo. Poi vi faccio vedere il Tuner qual è, 1.6.3. Chiudo. Come vedete ci sono delle icone abbastanza belle da vedere. Poi c'è configurazione OpenBox. Qua andiamo su
su configurazioni un po' più avanzate. Là invece c'erano dei tool grafici, quelli che vi ho fatto vedere in precedenza. E vi faccio vedere la memoria che stava consumando mentre registravo, che era 323 MB con il Firefox aperto, chiudendo il Firefox, e la memoria è scesa di molto come consumo. E con il Firefox spento e la registrazione attiva andiamo su 187 MB e anche di meno, 186 quello che è di memoria. Quindi già da qua si vede che consuma pochissimo questo sistema operativo. C'è già il Adobe Flash Player, qua c'è sempre un po' tutto quello che è l'apparenza, la customizzazione. Dunque, Salento S Control Center, che già si vede nella barra 32. Qua c'è lo screensaver, quindi avete la possibilità di nei momenti di vuoto rimettere uno screensaver. Ecco, vi dà la possibilità di abbellire un po' il momento di stasi del vostro computer. E qua c'è sempre il task manager che andrò a chiudere. Mi sa che il video sta finendo in questo punto, qua non ricordo cosa ho fatto. Boh, sono andato a vedere queste, di nuovo le stesse cose. Ecco, qua forse sono andato in crisi. Vi faccio vedere sempre gli anima, o gli anima, come si può dire, non mi ricordo. Ci mettete voi l'accento giusto, ovviamente, e qua praticamente è finito il filmato. Quindi andando a ritroso col filmato, io ho la possibilità di farlo perché già l'ho registrato prima, sono stato abbastanza furbo su questo, vi faccio un po' di riepilogo. Quindi Silent OS Loop Pew, uscito un po' di tempo fa, non tanto, alla fine del 2016 diciamo. E qua vi ho fatto vedere OpenBox, il suo menu che si apre in tutte le zone del sistema operativo, Yanima o Yanima, come si può, scusate, stavo dicendo una parola un po', ecco. Comunque è un tool prettamente esclusivo, è proprio un'esclusiva di SilentOS. E qua ci sono tutti i settaggi, vado avanti. Qua c'era il sito, quindi sto facendo un po' un riassunto più veloce di quello che ho detto. Potete scaricarlo qua nel sito, 32-64 bit, le versioni vecchie con base Ubuntu, chi è nostalgico di Ubuntu. E poi qua c'è SilentOS Styler con Nitrogen integrato, e quindi potete scegliere Worst Wallpaper. Praticamente SilentOS Styler trovate tutte le configurazioni da OpenBox, apparenza, generica, eccetera eccetera. C'è anche il Conky, c'è anche il modo di settare il tema con lo skin LXDE. Qua c'è il Conky che vi ho fatto vedere, quindi questo è un riassunto rivoluzionario per quanto riguarda i tutorial, perché è raro vedere un riassunto sul filmato. Questa è una mia esclusiva, è un mio tool che ho creato. Ecco, non sono solo diciamo, chi ha fatto SilentOS a fare i tool esclusivi, li faccio anche io. Ecco. Ci ho studiato 10 anni per fare questo riassunto visivo. E menu, qua vi faccio vedere il menu sempre con tutte le applicazioni. Avete capito le applicazioni che ci sono? C'è tutta la suite Office, c'è un po' l'essenziale, poi potete mettere quello che volete voi. Devo dire che la parte forte di SilentOS Loop Pew sono quei tool che vi permettono di utilizzare OpenBox come se fosse un desktop environment, ma in realtà, come sapete bene, è Windows Manager. La pendrive bottabile, poi il tuner che è il file manager con queste belle icone stile Faenza. Ecco, chiamiamolo così. Ovviamente ci hanno messo altri nomi.
Qua c'è appunto il consumo dell'hardware, c'è cioè l'uso dell'hardware. Qua vado ancora avanti e qua ho finito praticamente filmato. Qua c'è lo screensaver. Allora, chiudendo il filmato, riepilogando. Allora, Silent OS Loop più. Penso che sia una scelta da fare, una delle prime scelte da fare se qualcuno vuole andare da Windows a GNU/Linux. Ovviamente, essendo una base Debian, quindi una derivata Debian, dovete sapere come installare il sistema operativo. Se andate nel sito del Silent OS, vi dà l'indicazione come installare appunto su base Debian Silent OS. Non c'è Ubiquiti come Ubuntu che vi dà la velocità di installazione, però se seguite con ordine le varie fasi di installazione troverete facile anche installare Silent OS Loop più base Debian. Io ho finito il mio tour. E vi indico questo sistema operativo Silent OS Loop più insieme a tutti gli altri sistemi operativi sviluppati in Italia come uno dei sistemi operativi da tenere sotto controllo e da utilizzare o almeno da provare e vedere se piace e poi installarlo sul vostro sistema operativo. Ottimo sistema operativo, graficamente molto bello, devo dire, con i colori tipici del sud, dell'estate, qua vedichiamo un po' l'estate se guardate bene. E chiudo qua il filmato che sta diventando abbastanza lungo. Un saluto a tutti da Salvatore Cottone, a un prossimo video. Complimenti ancora a chi fa. Chi sviluppa Silent OS. Ciao a tutti dal Silent OS Loop più. Ciao ciao.